e dell'incredibile voce di Giorgia, quella che abbiamo appena ascoltato Io fra tanti in diretta da Radio Studio 95. E noi riprendiamo la nostra trasmissione di oggi. Come dicevamo prima in apertura, è una trasmissione un po' speciale perché abbiamo un ospite. Ti definisco ospite speciale perché hai un incarico veramente di prestigio. Tu rappresenti i balneatori, il CNA se non mi sbaglio, è sono cosiddetti artigiani, rientra sempre nell'artigianato. Sì, sono due categorie, c'è l'artigianato e dopo c'è questa categoria che gestiamo, che è il balneare, diciamo, gestiamo tutti gli stabilimenti balneari che sono associati con noi della Calabria e d'Italia, diciamo, c'è il nazionale che siamo circa 3.000 associati. Mentre in Calabria quanti associati ci sono? In Calabria oggi, siamo partiti l'anno scorso nel mese di settembre, già siamo sui 120 associati in tutta la Calabria, voglio dire, maggiormente sono nella provincia di Reggio Calabria, ma pian piano stiamo andando avanti con il lavoro perché non vogliamo fare associati e dopo non poter gestire la situazione, e stiamo andando a step, diciamo, avanti su tutta la regione. Anche perché il compito del CNA, appunto, balneatori, è quello di rappresentare le istanze degli imprenditori del settore e quindi guardare anche alle problematiche di questi ultimi, anche perché voi siete veramente il polso della situazione, lo sentite prima voi di tutti gli altri, ma penso addirittura con qualche anno di anticipo, almeno per come è stato finora, ma soprattutto questa è una prerogativa degli artigiani, essendo mio padre anche uno della categoria artigiani, fa tutt'altro lavoro, però sempre come artigiano rientra. E lui l'arrivo di questa crisi nera l'ha sentita con 2 anni di anticipo, erano già gli inizi, ma parliamo veramente di fine 2006. Questa invece è stata una progressione assoluta, siamo arrivati da una Calabria che comunque aveva delle presenze turistiche di tutto rispetto ad arrivare ad adesso che c'è un calo di circa, il dato è di, se non mi sbaglio, di casavacanze.it, un calo dell'80%, e quindi stagione nera sulle spiagge delle principali località turistiche italiane. Hai rilasciato anche un comunicato stampa con il CNA Balneatori all'ADN Cronos, quindi anche una testata nazionale, una che si è interessata alla situazione della nostra provincia, ma di tutta la Calabria. Sì. Ma tu, vedendola, perché hai un villaggio turistico, ovviamente, se no non potresti essere comunque sei imprenditore, non potresti essere parte del CNA. Com'è cambiata la situazione in questi anni e soprattutto a differenza dall'anno scorso a quest'anno, anche se c'è poco da dire perché è materiale, si vede, il calo è drastico. Sì, il calo è drastico, la situazione in Calabria è pazzesca, cioè qua c'è una situazione che nessuno riesce a vedere, ma ci sono ordini dall'alto, lo ripeto, per fare capire un po' a tutti i politici che cercano di fare il politico in Calabria, che vogliono che questa provincia e questa regione rimanga in questo stato, perché la mia analisi che ho fatto con tutte queste situazioni che si stanno creando sul territorio a livello di guerriglia, parliamo in questi termini perché ormai siamo arrivati a questi livelli, elicotteri che passano sulle spiagge e controlli, non ne parliamo, attenzione, ben vengono queste cose, cioè noi li vogliamo. Siamo d'accordo con loro, vogliamo essere regolari, vogliamo essere per la parte della legalità, però non possiamo assistere alla provincia di Reggio Calabria, alla regione Calabria, questi controlli a tappeto e dopo le altre regioni hanno la possibilità di fare gli stabilimenti a 2 piani, hanno la possibilità di fare le piscine olimpioniche sulla spiaggia, hanno la possibilità di non lasciare lo spazio libero per la spiaggia pubblica, che tutti gli stabilimenti sono attaccati, nessuno parla, la legge sul demanio è una legge nazionale, come è recepita in Calabria deve essere recepita in Emilia Romagna. E poi succedono casi come quello di Ostia, che realmente, come dicevi tu, non c'è spazio né tra un leader e l'altro, nemmeno tra la battigia ed la fine, l'inizio meglio dello stabilimento. La legge dice, se non mi sbaglio, ci vogliono 5 metri. E questi 5 metri non ci sono, certo. Oltre che la situazione, e ti lascio subito la parola, ad Ostia è particolare. Noi con Telemelito e Telebova Marina stiamo preparando un servizio che va ad approfondire la situazione in tutta Italia, e Ostia è una discarica a cielo aperto, la spiaggia. Noi invece abbiamo delle spiagge limpidissime, eppure qualcuno fa in modo che, certo, questo turismo qui non arrivi. Questo è un sistema dall'alto che non si riesce a vedere.
Allora, noi non possiamo, cioè, se Alfano scrive una lettera al prefetto e dice che tutte le strutture ricettive, tutti gli stati devono essere attenzionati, represse, cioè, perché c'è l'andrangheta, giusto? Siamo d'accordo, ma io parlo della mia esperienza personale. Io personalmente l'ho affrontata sempre a viso aperto. Ho avuto due attentati e come me ci sono tante altre persone che hanno avuto questo per poter lavorare in questa terra. E ora questo è il premio? Cioè, questo, non, sì. non c'è qualcosa che non funziona. Ma per tornare sull'argomento del turismo, cioè sul turismo qua non, cioè, questo dato pure di Casa Vacanze, non siamo neanche in classifica. Cioè, abbiamo voli che arrivano a Reggio Calabria a 370 euro da Milano. Cioè, chi è che viene qui quando con 370 euro te ne vai a Sharm el Sheikh due settimane, tra l'altro, vai, almeno un giorno, e tra un po' alle Maldive, voglio dire. Cioè, ma stiamo scherzando? Questa è la politica che non funziona. È inutile che dicono e che stiamo facendo questo e stiamo facendo quello, quando la politica cioè non ha voce in Parlamento, in Senato non ha voce. È inutile che scendono in campo per fare la battaglia per il turismo, perché non ci crediamo più. Cioè, è inutile che vengono a dirci non ci crediamo più. C'è da dire che a livello nazionale siamo veramente poco rappresentati, anche perché la Calabria dai partiti nazionali è vista a livello elettorale come terra di conquisto, meglio come terra a cui assegnare, cioè dalle quali prendere delle poltrone, meglio diciamo, esprimiamo il concetto così. La Calabria esprime, non mi ricordo, 20 deputati, vince il partito X, il partito Y, che a cui vanno 5 deputati, cosa fa? In questi primi 5 seggi inserisce degli esponenti, magari uno di Milano, uno di Novara, uno di Roma. Non a caso i principali leader nazionali sono stati eletti in Calabria. Al Senato Berlusconi risulta eletto in Calabria, Lorenzo Cesa rappresenta la Calabria in teoria, perché è deputato della Calabria per l'UDC. Quindi questa situazione, e non solo, perché poi il PD altrettanto, la sinistra altrettanto, quindi qua veramente parliamo in un ambito trasversale. Io adesso dobbiamo dare la linea alla regia. Vi ricordo la nostra linea diretta, ci sentiamo tra poco ancora, siamo in diretta qui con Massimo Nucera, il direttore generale del CNA Balneatori, e niente, lo 0965 78 15 02 per intervenire in diretta con noi, o via SMS al 349 12 94 525. Massimo, noi torniamo tra meno di 2 minuti. Ok. Santi. Gran mattino in onda su Studio 95. Canzone che è galeotta per il nostro discorso. La pioggia è uno stato d'animo di Dear Jack. Siamo qui a Radio Studio 95, 11 e 4 minuti. Oggi è sempre l'ultimo giorno di luglio, ma sembra settembre, ottobre. Forse sembra che questa estate non sia mai arrivata. Abbiamo ospite in studio Massimo Nucera, direttore generale, del CNA Balneatori, e stiamo parlando della situazione drammatica veramente del turismo in Calabria in questo 2014, in questa estate e un po' inverno. Certo è che non è colpa del clima questa carenza turistica, però vorrei partire la riflessione dalla seconda parte del nostro programma con questa parte del tuo comunicato stampa che è rilasciata alla DN Cronos, e parla di questo sabato ho affittato 7 ombrelloni su 70 disponibili, incassando 70 euro, 7 dipendenti in regola, a pranzo ho fatto solo 4 pasti, come si fa ad andare avanti così? Perché non si possono pagare poi, è normale che manca il lavoro, non si possono pagare i dipendenti con 7 ombrelloni affittati. Cioè, di questi tempi, non dico un anno fa, ma 2-3 anni fa, quanto afflusso c'era più o meno? No, l'anno scorso si lavorava molto bene, cioè diciamo a luglio pure c'è stato un po' di crisi, però già dal 15 di luglio in poi già si incominciava a vedere un po' di luce, voglio dire, cioè pure a coprire un po' di assegni, perché voi sapete che noi per avviare la stagione estiva ogni anno emettiamo assegni a non finire, perché per ripristinare tutte le attività nostre colpite dalle mareggiate, che i nostri politici non fanno i frangiflutti, in tutta Italia, in tutta Europa ci sono, voglio dire, cioè, ci sono argomenti sull'argomento potremmo stare anni contro di noi, cioè, possiamo parlare anni veramente, però cerchiamo di lottare, cerchiamo di andare avanti, ci crediamo nella nostra terra, amiamo la nostra terra, ma noi la amiamo veramente,
non come loro che si stanno seduti là con l'aria climatizzata a decidere le sorti di chi lavora. Cioè, questa è una situazione. Con noi, 70 euro non possiamo, perché noi amiamo la nostra terra, ma in questo modo siamo costretti ad andare via. Quest'anno c'è questa situazione, questo è reale, però se tu vai e gliela spieghi, tipo oggi che io sono qua, già le istituzioni dice ora vediamo, Nucera è andata anche alla radio oggi, cioè mi segui, cioè io ci metto la faccia, però nello stesso tempo si buttano su di me, perché dicono, cioè, vediamo se non c'era 7 dipendenti, per esempio, no? Viene un controllo, dice, vediamo se non c'era 7 dipendenti. Hai detto che i 7 dipendenti, vediamo. Il rischio pure, cioè, io lavoro e mi spavento dello Stato, cioè, è un'assurdità. Cioè, ci stiamo rendendo conto di che cosa stiamo parlando? Io lavoro, io come tanti altri che mi chiamano giornalmente, ma allora che è successo? Controlli, non controlli, questo, quell'altro, cioè ci spaventiamo dello Stato. Anche perché in questo periodo stanno facendo numerosi controlli, ci sono diverse strutture che sono poste sotto sequestro. Ma noi ci sta bene, noi vogliamo terribile. Questo, cioè vogliamo che rientriamo nella linea della legalità, visto che questa sta cambiando rotta, questa legalità a livello, però c'è un altro sistema che noi non vediamo, è un sistema dall'alto che vogliono, che pure nell'intervista c'è scritto, che questa terra rimanga così, perché il mare che abbiamo noi, le spiagge che abbiamo noi in Italia non ce l'ha nessuno, e se si sviluppa la regione Calabria, le altre regioni hanno seri problemi. E chi ci va a mare a Rimini? Nel mare verde, in confronto al nostro mare che è blu, cristallino, che il fondale lo si vede veramente e si distinguono i pesciolini trasparenti che camminano. Chi ci va a Rimini se si sviluppa la Calabria? Questo è vero. Possono andare anche a Rimini a mare, però il sistema è che la politica delle altre regioni funziona, e se qualcuno fa una lettera come ha fatto Alfano, che vuole controllare tutti e tutto, cioè in Calabria, perché il problema è la Calabria d'Italia, i nostri politici non gli hanno detto ad Alfano, ma che stai dicendo? Vedi che in Calabria ci sono anche persone oneste, vedi che in Calabria c'è gente che denuncia il pizzo, vedi che in Calabria c'è gente che ha subito decine di attentati e ancora sta andando avanti, vedi che in Calabria c'è gente onesta. No, tutti zitti. Cioè non c'è stato un politico che ha fatto un articolo di solidarietà per questa situazione che sta accadendo in provincia di Reggio e in Calabria. Cioè, allora da questo io vedo, ho fatto le mie valutazioni, che la politica calabrese non conta nulla. Beh, Alfano, come tutti gli altri ex ministri dell'interno, cosa ha fatto? Commissaria al territorio. Alla fine arrivano queste persone, le esperienze sono molteplici sul territorio. Io parlo per quelle vissute, non per quelle che magari si stanno vivendo. Parliamo al passato. Per i commissariamenti che ci sono stati nel nostro territorio non hanno prodotto che danni. Io faccio l'esempio con Bova Marina, di fianco al tuo comune, tu sei di Condofuri, e la situazione la sai, perché alla fine siamo lì. Il nostro lungomare è andato distrutto a causa delle mareggiate del 2008. È rimasto distrutto fino ancora a quest'anno. È tuttora distrutto, ma quantomeno sono state messe delle piante, delle palme, è stato messo del terriccio, quantomeno a tamponare la situazione. L'anno scorso i commissari hanno fatto installare dalla provincia una rete metallica, un gallinaro, no? Una rete che veramente era una staccionata per tenere delle galline in gabbia, e non c'era possibilità quasi nemmeno il mare di vederlo se non trovando il varco per scendere in spiaggia. Allora, se questa è la situazione, se questi sono gli uomini dello Stato che arrivano in Calabria e vogliono governare come se fosse un feudo burocratico, più che altro, nemmeno una terra, perché non si può gestire neanche un'azienda in questo modo, altrimenti va al fallimento. E infatti, dato di oggi, la Calabria è la regione più povera d'Italia, quindi ce l'hanno fatta ad ammazzarci. Ci sono riusciti. Leggiamo il dato e poi commentiamo. In termini di PIL pro capite, il Mezzogiorno nel 2013 è sceso al 56,6% del valore del Centro-Nord, tornando ai livelli del 2003, ma nel 2013 la regione più ricca è la Valle d'Aosta, 34.000 circa
come PIL per capita, la più povera è la Calabria, circa 16.000, sono 15.900 euro, con il divario pari a 18.000 euro di PIL pro capite. Quindi significa che ognuno di noi vale meno della metà rispetto a quello che vale un cittadino della Valle d'Aosta, o quindi anche della Lombardia, del Piemonte, di queste regioni del nord. Già partendo da questo, ci sono altri problemi che ben conosciamo, e sono quelli infrastrutturali. Per arrivare a Reggio Calabria o prendi il volo e paghi 400 euro, o prendi l'autostrada Salerno-Reggio e non sai quando arrivi. I treni li hanno aboliti. Le navi non ci sono nemmeno più, perché una volta arrivavano pure le navi da Genova. E chi voleva si imbarcava, adesso o arrivano a Palermo, ma nemmeno a Messina, perché a Messina arrivano dalla Campania. O arrivi a Palermo, arrivi a Palermo. E allora la situazione è questa. Come, cioè, più che come poter fare, cosa possiamo veramente, secondo te, fare noi cittadini in questo momento? Niente. Nulla. Niente. Il privato già sta facendo tanto. Il privato investe, il privato è drogato. Cioè noi balneari siamo drogati. Noi quest'anno già siamo a fine luglio, pensiamo alla prossima stagione. Cioè allora o siamo malati o non vogliamo vedere la realtà. La realtà è un'altra in questo momento. Cioè noi non possiamo assistere che il 30 di luglio asfaltano le strade sulla 106. Ma sì, chi infatti, gli dobbiamo fare vedere poi, che noi asfaltiamo le strade il 30 di luglio? Ai 4 turisti, 5 turisti, 10 turisti, 1000 turisti che vengono nella provincia di Reggio Calabria. Ci ho messo quasi mezz'ora ad arrivare. Io l'altro giorno mi sono fermato, tornavo da Siderno, mi sono fermato tra Brancaleone e Bianco, in mezzo alla strada. E gli ho detto, mi dovete spiegare come fate il 29 di luglio di asfaltare la strada. Dice, ma non va mai bene niente in questa terra. No, gli ho detto, abbiamo aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. Asfaltiamolo in questi mesi, no, il 29. La posso dire una parolaccia? Certo. No, la presa per il culo non va bene. Perché alla fine sì, viene fatto il servizio, ma viene fatto per far vedere a chi viene da fuori. Diciamo, la pulizia della 106 l'hanno fatta, bellissima. Ma perché a luglio? Ma perché ad aprile che ci sono animali qua? E qua ci sono persone che vivono, che pagano le tasse. Sicuramente non le paghiamo tutte perché non ce la facciamo, ma li paghiamo. Cioè, questa è la realtà. Non è che posso lasciare i figli senza pane per pagare le tasse che se le devono prendere i nostri politici. Quelli che riesco li pago, come me tanti altri. Se no facciamo la rateizzazione, se no arriva la cartella, ma noi siamo... Cioè si naviga così e noi navighiamo così, cerchiamo di sopravvivere, perché io darei un'azienda nostra a un ufficiale dell'Agenzia delle Entrate per un anno per gestirla. Fallisce il primo settembre, ha fallito perché se deve essere in regola al 100% ha fallito. Tornerebbe le chiavi, dice non voglio saperne nulla, cioè, tornerebbe un giorno dopo. No, siamo eroi, però nessuno lo capisce questo, no, balneari sono eroi. Si butta fango e basta. Sicuramente cioè, un imprenditore in Calabria ha grande coraggio. Scusa che ti interrompo, dopo, ci sarà pure il marcio nei balneari, ci sarà l'andrangheta, ci sarà quello che vuoi, però bisogna distinguerle le cose. Se ci conosciamo tutti qua, hanno fascicoli per milioni di pagine, sanno chi è Massimo Nucera, sanno chi è X, sanno chi è Y. Cioè stop. Cioè, è inutile che ci prendiamo in giro, che ci giriamo intorno per vedere qua dov'è il problema. Risolvetelo, se siete capaci, avete gli strumenti, avete tutto, carta bianca, risolvete questo problema e noi siamo felici. Sarebbe da dire che appunto non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, nel senso siamo purtroppo sì, l'andrangheta è dovunque, il marcio è dovunque, è più al nord ormai che al sud. Quindi intanto guardiamo a quello che c'è di positivo e a chi investe in Calabria. Secondo me in effetti siete un po' folli voi imprenditori ad investire in questa terra, ma lo si fa perché veramente questa terra, questo piccolo angolo di paradiso lo si ama. Noi facciamo una pausa musicale e torniamo tra poco, sempre una new hit, lei e Deborah Jurato, Piccole Cose. Torniamo tra poco, parliamo ancora di turismo in Calabria, o meglio di quello che resta del turismo. Yeah, you rest me.
E torniamo in onda con il Gran Mattino. Siamo in diretta da Radio Studio 95 in questa giornata uggiosa. Un po' spunta il sole, un po' se ne va. Diciamo è un clima estivo un po' particolare, quello di quest'anno, ma tanto per il clima non è il problema, bensì è per altro. Infatti siamo qui con Massimo Lucera del CNA Balneatori. Abbiamo cominciato ormai un'ora fa a parlare di turismo in Calabria, o meglio di non turismo, Massimo, di quello che è rimasto. E tra le tante c'è da dire che a affossare la situazione turistica della nostra regione ci si mette anche molto spesso, diciamo in maniera molto ampia così, la magistratura. E cioè come? Negli ultimi tempi ci sono stati diversi sequestri e comunque diversi blocchi di attività turistiche, ma anche per cavolate, per un metro in più, un metro in meno, e tu poi ci puoi anche dire qualcosa in merito, ma addirittura bloccare delle attività che lavorano due mesi l'anno e con quei due mesi vivono per l'appunto un anno intero. Non si poteva fare prima o meglio fare dopo, comunque consentire in corso d'opera che ci si regolarizzi e nel frattempo continuare a far lavorare gli imprenditori? Sì, questo è un argomento molto delicato perché andiamo a toccare la magistratura. Io sono d'accordo con la magistratura, con la procura, sono d'accordo con la capitaneria di porto. Sono esattamente, no, specifichiamolo, non è cioè questo excursus non è per andare contro la legge. Sono d'accordo con il corpo forestale che quest'anno si sta impegnando per la legalità sul territorio. E ripeto ancora una volta, noi siamo ben contenti, lo dico io personalmente che ho subito due attentati nella mia struttura e per due volte ho affrontato a viso aperto questa malattia che c'è sul territorio, costruendo nuovamente la struttura in tempi record, proprio li ho affrontati. Però nello stesso tempo lo Stato, quando è venuto a fare il sopralluogo, la prima domanda che mi ha posto mi ha detto se io sono assicurato. Questo vuol dire che lo Stato mi chiedeva se sono assicurato nel fatto per fare le indagini, per vedere che non l'ho bruciato io. Io ho risposto che non ho l'assicurazione e lo Stato è rimasto, no? Perché dice come non hai l'assicurazione, cioè. No, se no magari non trovando sì, nemmeno la prova, diceva all'assicurazione, sì, allora l'hai sicuramente bruciato tu. Bravo, cioè, partiamo da questo dato che è reale, questa è la realtà, dopo la fantascienza è un'altra cosa, questa è la realtà che si vive sul territorio. Per quanto riguarda i controlli, ripeto ancora una volta, siamo d'accordo, ci dobbiamo mettere a posto tutti, cioè tutti i balneari devono costruire quello che hanno avuto come approvazione del progetto. Però nello stesso tempo, se c'è quest'area nuova di legalità, percorriamola insieme, cioè magistratura, forze dell'ordine, chi fa i controlli, percorriamole, facciamo un percorso insieme, condiviso, a settembre, ad aprile, quando vogliono loro, ci sediamo in un tavolo, prendiamo tutti i progetti comune per comune. Signor X, lei ha questo progetto, il prossimo anno lei deve montare questa struttura perché noi veniamo a controllare, anzi ci dovete chiamare voi, l'imprenditore chiamerà l'istituzione a venire a controllare il progetto come è stato montato. Stop, cioè quando c'è, sono piccole cose che noi possiamo andare, però in questo momento andare a sequestrare delle strutture per piccolezze, cioè è bloccare un'attività, è bloccare dei dipendenti. È successo un caso a Reggio Calabria, il Pepis Beach è stato bloccato, sì. Cioè lì parliamo di una struttura stagionale che ha finito di montare 15 giorni fa, sicuramente ha messo qualche tavola in più, cioè questo signore il 15 settembre deve smontare tutto perché è una concessione stagionale, il 15 settembre deve smontare tutto, ha messo qualche tavola in più, qualche metro in più, qualche pezzo di cucina in più, una pedana in più, ok, siamo d'accordo, ma diamogli la possibilità di lavorare. Questo signore ha mandato 25 ragazzi a casa, 25, metti 1000 euro a persona, c'erano 25.000 euro al mese che prendevano, che girava l'economia e via di seguito, è uscito sulla stampa, ha detto e il Pepes crea lavoro, lo Stato toglie il lavoro, cioè si apre anche questa polemica. Però ripeto ancora una volta, io sono d'accordo con la procura per questi controlli e via di seguito, però c'è sempre torniamo al discorso di prima, che c'è dall'alto questa situazione, questa lampadina, come dice Peppe Grillo, questa luce accesa su di noi per
Per fare cosa? Perché all'Expo a Milano è entrata l'Ndrangheta? Perché a Venezia è entrata l'Ndrangheta? Perché a Roma le altre opere pubbliche è entrata l'Ndrangheta? Cioè, ma se, perché voi non riuscite a scoppiarla questa Ndrangheta? Cioè, avete tutti i mezzi, avete tutti gli uomini, avete strumenti che non ce l'ha nessuno nel mondo e non riusciamo a sconfiggere questa malattia. Cioè, mi sembra assurdo. Cioè, il metodo ci sarà. La volontà bisogna vedere. Dico, il metodo, la volontà proprio nei fatti poi. Gli strumenti ci saranno. Cioè, noi siamo a fianco della procura, a fianco delle forze dell'ordine, siamo per risolvere questa situazione, perché noi vogliamo lo sviluppo. Cioè, noi abbiamo interessi in questa terra. Noi vogliamo andare avanti, vogliamo lavorare, vogliamo lasciare i nostri figli piantati qua negli anni a venire, cioè vogliamo che questa zona cresca, che i risultati, strade belle, cioè ancora hanno fatto il doppio binario fino a Melito. Ma sì, ma ben venga fino a Melito, però viaggiamo con la littorina. Cioè, tutti, ecco, quei fili, andiamo a prendere un secondo, cioè, questo argomento che mi servono. Cioè, quando la domenica alla stazione di Reggio Calabria ci sono 1000 persone che vogliono venire a mare sulla Ionica e ci sono 2 vagoni, a che cosa mi serve tutto quel pianto che hanno deturpato l'ambiente? Loro hanno deturpato l'ambiente, non noi. Cioè, ma stiamo scherzando? Di che cosa stiamo parlando? Beh, siamo davanti a una situazione paradossale nel momento in cui Reggio Calabria produce i treni driverless più moderni del mondo, perché Reggio Calabria produce le metropolitane migliori al mondo. La officina Ansaldo Breda ex Omega produce la metropolitana, ha prodotto di Miami, di Copenaghen, Milano, Roma, Madrid, sta producendo quella di Honolulu. E poi noi viaggiamo sui treni del 15-18 praticamente, a carbone. Per carità, sempre prodotti dalle Ansaldo Breda di Reggio Calabria, come la maggior parte dei treni in Italia prodotti a Reggio Calabria, soprattutto le motrici. Ma nel momento in cui settimana scorsa il primo treno della nuova metropolitana milanese in vista dell'Expo 2015 parte da Reggio, e c'è questa immagine girata a Villa San Giovanni, da un lato c'è la littorina pronta a partire in direzione Melito Porto Salvo, dall'altra c'è il treno ipermoderno, bellissimo, dell'ATM, azienda trasporti milanesi, pronto a partire da Reggio, quindi che è partito, pronto ad arrivare a Milano ed essere inserito nei convogli della metropolitana milanese in vista di Expo, ad andare a rinnovare le linee 1 e 2 della metropolitana. Quindi lì si investe, i soldi ci sono, lo Stato li manda. E perché qui c'è un treno alle 7 del mattino, un treno alle 8 e poi il treno è alle 11 per venire da Reggio Calabria fino alla nostra provincia? Perché c'è un vagone solo? E quindi le persone, pur di venire a mare da noi, quei pochi che vengono, si stringono come le sardine, fanno la sauna, poi arrivano e si buttano a mare così si rinfrescano. Cioè, questa situazione ha veramente del paradossale. E quindi questa cosa, combinato alla situazione, noi parlavamo prima tra le tante pure del fatto che voi imprenditori siete soggetti allo studio di settore, come tutti, anche gli artigiani, soggetti allo studio di settore. Studio di settore che dice che tu in questa stagione, per chi non lo sapesse, dice lo studio parla di un guadagno di 100, in realtà ne guadagni 10, però la dichiarazione dei redditi che vai a fare devi necessariamente farla dichiarando 100. E questa è una situazione assurda, io lo vivo sulla mia pelle, sulla mia famiglia, perché mio padre è artigiano. Sì, sì. E quindi deve dichiarare 100, anche se ne guadagna 10. Voi con il CNA avete proposto a livello nazionale qualche giorno fa che i giorni di maltempo, quando quindi ci sono i bollettini che indicano una giornata in cui non si può lavorare, che per voi balneatori quella giornata non rientri almeno nello studio di settore, quindi se non avete lavorato non dovete dichiarare nulla. Sì, certo. Prima erano... cioè, questo, per entrare nell'argomento e toccare i due punti se possibile, abbiamo tempo. Sì. Questo è l'associazionismo che lavora per gli associati. Naturalmente non riusciamo ad accontentare tutti, perché ci sono anche gli scontenti che ci accusano che non sappiamo fare il nostro lavoro, però il nostro lavoro si fa in silenzio, si fa nei tavoli, cioè nelle istituzioni, tipo questo argomento che ha toccato il presidente Cristiano Tomei a livello nazionale, è andato a sedersi all'Agenzia delle Entrate, all'ufficio, dicendo che noi su 120 giorni di stagione noi lavoriamo 80, perché gli altri 40 o 20, ma, cioè,
e con una giustificazione, il bollettino meteo rilasciato dalle varie cose autorizzate, voglio dire, noi possiamo, invece di studio di settore dichiarare 100, possiamo dichiarare 80, è già un vantaggio per tutti gli imprenditori balneari ed è una cosa molto positiva. Cioè, questo è un messaggio che voglio lanciare ai balneari che ci stanno ascoltando, di stare uniti e non al primo ostacolo di buttare fango sull'associazione e dire che noi non lavoriamo e che noi non produciamo. Noi, cioè, loro sono al mare che stanno lavorando, il direttore generale CNA Balneatore è qui allo studio che sta facendo la trasmissione insieme a te. Cioè, voglio dire, questo è un lavoro, è un impegno per gli associati. Stiamo informando i cittadini, cioè, stiamo informando e non tutti solo. E stiamo difendendo la categoria anche. Anche perché probabilmente da Reggio Calabria qualche politico ci sta seguendo, perché la nostra radiotelevisione è visibile su tutta la provincia di Reggio, prossimamente anche oltre. Quindi saranno molto impegnati i nostri politici, sicuramente non ci ascolteranno perché sono impegnati nella campagna elettorale, già pensano alle regionali, capito? Hanno abbandonato una regione. Siamo lì. Hanno abbandonato una regione per pensare alla loro candidatura. Cioè, ma io già ho deciso che sul territorio non devono comparire. Cioè, io sarò sotto il palco a gridare a livello di cioè, se ne devono andare, perché non abbiamo bisogno più di loro. Per quanto riguarda i treni, cioè, di che cosa? C'era Littorina, hanno fatto il doppio binario, hanno speso un sacco di soldi, elettricità, elettrificazione, via di seguito, per fare viaggiare il treno a carbone. Cioè, siamo assurdi, siamo ridicoli. Siamo gli unici ad avere, a parte le zone di montagna, ad avere i treni. La 106, ben venga l'ammodernamento della 106, ma sono riusciti a bloccare la 106. Sono riusciti a bloccarla. Questi ingegneri sono fantastici. Ciucci, l'ANAS, sono fantastici. Sono riusciti a bloccare, a far arrivare la fila la domenica a Merito Portosalvo, sì, dal Reggio. Cioè, ma stiamo scherzando? No, anche oltre. Io un giorno tornavo... L'ultima domenica alla galleria di Merito Portosalvo c'era la fila fino a Reggio Calabria. Cioè, ci sono riusciti a bloccare la 106. Ci sono riusciti... Cioè, gli faccio i complimenti. Cioè, hanno fatto il rondò. Un applauso. Cioè, è una cosa fantastica. Dice, sì, ma ci sono meno incidenti. Io sono d'accordo, perché ho figli, hanno fatto bene. Però c'era un modo e modo di fare le rondò. Non possiamo fare un rondò a 360 gradi. Ma come quello fatto a Lazzaro, che è di una pericolosità mostruosa. Quando sarà aperto ci sarà un incidente al giorno. Ma infatti già ci sono tuttora, aspetta che sia aperta, figuriamoci dopo. Ci sono riusciti, gli faccio veramente i complimenti in diretta a tutti i progettisti della 106. Ci sono riusciti, complimenti. Ci sono riusciti e direi, e tra l'altro la statale 106 con tutti questi ammodernamenti, cioè più che ammodernare tramite il posizionamento di rotatorie, potevano benissimo farlo con lo sdoppiamento delle corsie, perché le corsie, ricordiamolo, è una per senso di marcia. Poi succede quello che ci dicevi poco fa tu, io un giorno, era una domenica, tornavo da Villa San Giovanni e arrivato allo svincolo di Pellaro, da Pellaro fino fino al bivio di Bova Marina c'era una fila ininterrotta di macchine, 40 chilometri, ben venga tra virgolette, perché comunque sono turisti che vengono sul territorio e non lasciano soldi, cioè lasciano solo la presenza e direi anche qualche sacchetto di spazzatura dove non dovrebbero, sulle spiagge, perché il turista, lo sappiamo che viene da Reggio Calabria, viene, si porta la sua anguria, si porta il suo panino e se ne torna, fa bene, e sul territorio fa non bene, è messo. Fa bene. E noi, se il turista sporca, noi abbiamo il diritto di pulire, perché il turista viene nelle nostre spiagge e porta soldi per tutti. Io l'altra volta un commerciante che mi ancora me li chiamano rigitani, io gli dico che si chiamano signori reggini, gli dobbiamo togliere il cappello, e ti spiego anche il motivo perché. Gli ho detto a questo, scusa che ti ho interrotto, perché è un argomento importante per i reggini, perché io ho grande rispetto per i reggini. Io ho fatto un volantino qualche anno fa scrivendo signori reggini sul volantino, vi aspetto allo stabilimento signori reggini. Gli ho detto, scusa, ma tu quando vai in banca? A questo commerciante. Disse il lunedì, mi dice il lunedì. Gli ho detto, e come mai il lunedì? È perché la domenica vengono i cittadini di Reggio e si lavora un po' di più. E allora? Se non vengono quelli di Reggio, tu hai la possibilità di andare il lunedì in banca? Mi ha detto no. E allora? Incominciate ad aprire sta testa e parliamo veramente, trattiamoli. Se sporcano le spiagge, noi li dobbiamo pulire.
se c'è un po' di civiltà in più è giusto che benvenga un po' di civiltà in più, però se lunedì mattina ci sono due ragazzi disoccupati e si fanno il giro delle spiagge della costa ionica o dell'area grecanica e pagate anche da noi, li possiamo pagare, voglio dire, per noi non è un problema, però questa è la realtà, cioè mi segui? Scusa che ti ho interrotto, perché è un argomento sto lottando per fargli capire. Interrompimi pure. I commercianti, che il Reggino è la nostra economia, perché da noi chi viene oltre che il Reggino nel mese di maggio, di giugno, di luglio? Chi viene? Viene il turista da Milano per solo la domenica? No, viene solo il Reggino. Il Reggino. Ti dirò di più, noi a Pasqua, erano quattro giorni prima di Pasqua, a Bova Marina, con l'associazione di cui faccio parte, abbiamo ripulito il lungomare. I commissari ovviamente non l'avevano fatto, il lungomare era insabbiato. Obvious. Abbiamo ripulito con gli scavatori a spese nostre, pur di consentire a chi viene per quei giorni di vedere un paese, quantomeno una via marina calpestabile. Quindi dici, ah, ci posso parcheggiare la macchina, ci vengo. Io quello che volevo dire prima, ovviamente io a Reggio ci lavoro pure, ci ho lavorato, ci ho vissuto, quindi non è un problema almeno mio, io non sono miope in questo senso. L'unica cosa che dico è che purtroppo, ed è la verità, su 100 balneatori, anzi su 100 turisti che vengono da Reggio in visita, spendono qualche soldo, sono 1, 2, 3 al massimo su 100, gli altri si portano, è vero, lo sappiamo, si portano tutto da casa. C'è da dire però, noi consentiamo a loro di trovare quello che cercano. Se i nostri negozi il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, quando c'è un minimo di passeggio, sono chiusi, chiusi perché anche i comuni e gli uffici commercio li obbligano a tenere chiusi, e allora cosa vengono a fare? Quindi io parlando? In questo senso lo dico, vengono giustamente i soldi, non li portano, perché non diamo la possibilità affinché vengano portati. Mi hai toccato un argomento che sta a cuore a me. Vedi, eccola. Che sta a cuore. Io ho 70 ombrelloni. La domenica sono tutti affittati, come da me, come alla Stella Marina, come al Lido Calazzullo, come alla Cubana, come in tutti i posti, come il Veliero, cioè, sono tutti affittati gli ombrelloni, e sono tutti Reggini, tutti, anche se si portano la borsa da casa, via di seguito, alle 4 si prendono il gelato, arrivano a quando pure hanno bisogno delle sigarette, e vanno al bar che si vogliono prendere il caffè. Cioè, è un'economia che gira. Cioè, io dico il mio paese, parlo di Condofure, 200.000 abitanti, Reggio Calabria. Cioè, prendere l'1% di questi 200.000 abitanti e portarli a Condofure, riusciamo? No, non siamo neanche capaci. Non siamo neanche capaci di fare questo. Dove posso andare, signor Nucera, a comprare le sigarette? Andate su al tabacchino, tutti i tabacchini chiusi la domenica pomeriggio. Tutti. Vabbè, io sono capitato a Condofuri e non c'era in effetti, per esempio, un self-service serale per quanto riguarda le sigarette. Non è possibile, cioè il paese turistico deve essere aperto 24 ore al giorno. Cioè, come noi diamo un servizio, io sono aperto dalle 8 del mattino a mezzanotte, sempre. Non c'è giorno di chiusura, non c'è, dalle 8 del mattino a mezzanotte, perché il turista che viene vuole tutto. Dopo, da mezzanotte in poi, c'è il Sole Nero, che è aperto fino alle 3. Dopo del Sole Nero c'è il Blue River, che è aperto tutta la notte, e via di seguito. Cioè, mi segue? Così si fa turismo. E quello là tiene aperto tutta la notte, lo so che fino ad oggi non ha fatto niente, perché non c'è, però ha dato un servizio a quei pochi turisti che ci sono. Cioè, dobbiamo entrare in questa mentalità. Vai in Spagna, i supermercati sono aperti tutta la notte, dici, ma non viene, ma qualcuno viene. Dice, a Condofuri c'è il Conad aperto tutta la notte. Invece di andare col caldo a fare la spesa, andiamo alle 10, cambiamo metodo. Cioè, mi segue? Dare la possibilità, ma non stare lì a piangere, non c'è niente. Cioè, sempre le stesse cose, ho 42 anni e vado al bar, non c'è niente quest'anno, una stagione turistica, ma tu che cosa hai fatto per migliorare le cose? armiamoci e partite. Ti sei seduto al bar, cioè, e via di seguito. C'è gente che ci mette la faccia giornalmente e avrà anche dei problemi, cioè, come io personalmente, cioè, io sono un fastidio per tutti e lo so, ma continuo, loro possono fare quello che vuole, possono chiudermi, io resterò qua. Perché i miei interessi sono qua, sono nato qua e non me ne vado di qua. Se lo possono mettere in testa tutti, sia la 'ndrangheta e sia le istituzioni. Cioè, questo è il mio pensiero di vita. Ed è giusto che lo sappiano. Grazie per l'occasione che mi hai dato, perché
c'è una situazione nella provincia di Reggio Calabria che qualcuno la deve affrontare. I politici sono zero, non contano nulla. E se qualcuno vuole dire il contrario può uscire pubblicamente a smentire le mie parole. Tranquillamente lo ospiteremo anche qui, nel senso che noi diamo la voce con Radio Studio 95, con Telemelite e Telebove Marina, diamo la voce e la possibilità ai cittadini tutti di esprimersi. Però i politici, se non per passerelle, non dire magari le solite cose, non verranno mai. Cioè verranno a dire noi di qua di là vogliamo, progettiamo, faremo tutto in futuro, ma in realtà il futuro è oggi, 10 anni fa dicevano le stesse cose che avrebbero fatto oggi, 20 anni fa altrettanto. Quella di piangersi addosso è un'altra cosa, questo è un problema che caratterizza poi veramente la nostra terra. Alla fine io dicevo prima armiamoci e partite, perché non c'è niente. Quest'estate si potrebbe fare assieme a dei volontari di pulire la piazza cittadina, perché il comune non può pulirla. Perfetto, signor Mario, domani mattina organizziamo una giornata ecologica, andiamo a pulire. Ah no, ma io non su questi cosi, io non le faccio queste cose. E allora perché parli? Se poi passi, butti la carta a terra, tra le tante cose, ma questo siamo usciti dal contesto. No, ti viene detto, vieni a dare una mano, visto che sei favorevole a questa iniziativa, e non ci vieni. È inutile anche parlarne. Fa tutto turismo, Silvio. Qualsiasi cosa, qualsiasi opera che noi facciamo è tutto turismo. Cioè la nostra area vive di turismo, c'è poco da fare, industria non ne abbiamo. Gli unici soldi che girano sono nel mese di agosto, per tappare un po' la situazione. È inutile che ci nascondiamo, noi viviamo solo di turismo. Decoro urbano, che è una questione molto importante. Urbano. Ci manca la civiltà. E manca, Silvio. Esattamente. Ci manca la civiltà. Stavo guardando dalla regia perché mi facevano segno, no, possiamo continuare. E dicevamo, i problemi sono tanti. Andando a riassumere il tuo intervento di questa giornata, io ti ringrazio di essere venuto, perché è un'occasione di crescita molto importante, secondo me, sia parlarne, ed è già una cosa veramente che non si parla, il problema è questo, non ci sono termini, non si parla, parlarne è già una cosa straordinaria, certo. Avere il coraggio comunque di mettersi in mostra come fai tu e dire io non c'è 'ndrangheta, non c'è illegalità che tenga, io tengo aperto, io resto qui nella mia terra a farne in modo in qualsiasi momento che io me ne vada, ma io non me ne andrò. Ed è una scommessa che fanno in pochi, quella di rimanere qui, perché i più giustamente da una parte dicono ma a me chi me la fa fare, mi creo una mia vita altrove e buonanotte, si arrangino, se non vogliono, però è molto semplice, la soluzione è veramente più semplice. Che fai dopo? Cioè io per fortuna, cioè tra la mia famiglia, tra quello che ho creato io, ho un piccolissimo impero. Piccolissimo, vendo tutto e me ne vado, cioè non è che è un problema. Trovando chi lo compra, chi lo compra, ci saranno gente che ha voglia di e chi lo sottopaga di rimanere qua, cioè mi segui che cosa ti voglio dire, però non ha senso andare via da questa terra, perché è troppo bella. È troppo bella, è troppo bella, c'è la natura, c'è il mare, non abbiamo toccato l'argomento del mare, Silvio, se abbiamo tempo vorrei... No, ce l'abbiamo, io lo volevo tenere, non dico in disparte per il momento, ma visto che siamo comunque quasi alla conclusione, abbiamo circa 10 minuti, ne possiamo parlare. Okay. Mare, e qui c'è una grande disinformazione, stiamo preparando, io questo lo dico per i nostri telespettatori, lo vedrete tra qualche giorno, un servizio sull'argomento, però già comunque l'argomento ve lo posso anticipare, appunto è sul mare. Quanta disinformazione c'è? Cioè, più che mare inquinato possiamo parlare di informazione inquinata. Sì, il problema della depurazione, il problema del mare che non è pulitissimo c'è, ma non fa parte della geografia del paesaggio la schiuma a mare, e se ne parla troppo di questa schiuma a mare che capita un giorno su 100, perché da giugno, da quando ho cominciato la mia stagione balneare 2014, quindi sono andata a mare la prima volta, io forse avrò visto un po' di maretta un po' sporca un giorno solo,
il mare è pulitissimo e la spiaggia altrettanto quest'anno. E allora perché ancora si parla di addirittura su stretto web? Io poi questo ce l'ho qua davanti, questo sito, io non lo capisco perché veramente pubblicano le notizie al tipo gossip per fare 10-20 mila visualizzazioni e vendere un pochino di pubblicità in più alla fine. Loro hanno scritto: un turista in fuga da Melito si è schifato perché c'era l'acqua con le macchie. È vero, capita, ma non è sempre così. Cioè, parliamo del fatto che l'area grecanica l'ha ricevuta Bova Marina, ma l'ha ricevuta tutta l'area grecanica alla fine, perché la situazione è la stessa. Ha ricevuto la bandiera verde. La bandiera verde significa che la spiaggia è a misura di bambino. Perché non si parla di questo? Perché non si parla del fatto che un bambino con problemi respiratori che viene semplicemente a giocare seduto sulla spiaggia di Condofuri, di Bova Marina, di Palizzi, di Melito, respirando l'aria, semplicemente respirando l'aria, guarisce o comunque ha degli effetti terapeutici nel lungo periodo molto importanti per la sua salute? Perché non si parla del discorso che in città importantissime per il turismo nazionale, come Ostia, come Livorno, come Viareggio, come il mare Adriatico, anche la zona di Rimini, ci sia un mare che è proprio fetente? Ci sono dei giorni molto più spesso che da noi, è fetente, anche in base alle foto che ci sono su internet. Però si parla sempre del mare a Melito, a Condofuri, a Bova Marina, a Lazzaro, che è sporco. Sì. Ma non che il problema non c'è, Massimo, il problema c'è, non ci nascondiamo, ma non è quello che ce lo vogliono far credere. Quello che mi dispiace è che il problema è piccolissimo, basterebbe poco per risolvere questo problema. E se mi consenti, dobbiamo anche toccare l'argomento dove è il problema, perché noi siamo a conoscenza, abbiamo monitorato pure come sindacato un po' la situazione dei depuratori, un po' degli scarichi e via di seguito. Cioè, metti che San Lorenzo e Condofuri Marina hanno un depuratore che funziona, perché ci sono stati fatti i controlli da parte della Capitaneria l'anno precedente su tutti i depuratori, ha fatto un buon lavoro, gli ha fatto pure una relazione bella dettagliata sia al prefetto e alla regione Calabria, all'assessorato all'ambiente, dei punti critici che ci sono, e bene o male funziona. Melito Porto Salvo anche funziona, cioè la depurazione sta funzionando, che via di seguito. Il problema ce l'abbiamo su Bova Marina, cioè, ma non dico che il mare è sporco solo per colpa di Bova Marina, attenzione, io dico che Bova Marina ha un problema di un depuratore sequestrato dal 2007. Dico, ora voglio dire, questo depuratore lo possiamo sbloccare, magistratura? Possiamo darlo in uso al comune almeno per questo mese di agosto, perché che possono riparare la situazione e non essere autorizzati? Perché l'altro giorno, in un discorso con la Capitaneria, la Forestale e il sindaco di Bova Marina, cioè, un altro po' sono passato io per il cattivo e loro per i buoni, c'è che il comune di Bova Marina è autorizzato a buttare la fogna a 700 metri di distanza. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma stiamo scherzando? Paradossalmente, in realtà, però è così. Ma noi possiamo autorizzare un comune a buttare la fogna a 700 metri di distanza, Silvio? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, da me sono venuti e mi hanno detto che sono collegato alla rete fognaria. Gli ho fatto vedere pure il progettino come sono collegato. Ma se dopo il mio comune la butta a mare, che sono collegato? Cioè, allora, abbiamo ricevuto un messaggio e lo leggo subito. Ci scrivono: scusate, sono del posto e non dobbiamo essere ipocriti, ma il mare è sporco, e non un giorno solo. A San Lorenzo non avete visto lo schifo, la fogna mentre scende in spiaggia? Fatevi un giro prima di parlare, che funziona tutto. Non ti preoccupare, non so chi sei perché non ti sei firmato, ma il giro ce lo siamo fatti tutti. E quello che stiamo dicendo, se tu stessi ascoltando in maniera attenta, è che noi abbiamo detto che il problema non c'è, ma non è così amplificato come ce lo fanno credere. Oltre che, per esempio, Bova Marina l'anno scorso la fogna si scendeva al posto della fiumara, scendeva al posto della fiumara la fogna, scendeva in spiaggia. Adesso quest'anno non è più così. Adesso quest'anno, ed è un dato di fatto tangibile per chi va a mare tutti i giorni, si vede che il mare non è più sporco come prima, ma il problema c'è sempre, perché capitano delle giornate in cui il mare pulito non è. E questo lo diciamo a questo telespettatore che ci ha scritto. Sì, sì, sicuramente c'è, il problema c'è, però lo devono risolvere. Cioè, torniamo sempre sul fatto della legalità. Cioè, ma se i comuni, le istituzioni, il comune è un'istituzione, fa parte dello Stato, fa parte
di tutto l'ambaradan, magistratura, corpo, cioè, deve essere un membro dello Stato il comune, non deve essere visto come una cosa a sé, è lo Stato, non è in regola, non è in regola con i cittadini, come pretendo lo Stato che il cittadino deve essere in regola con lui? Ma mettiti a posto tu. Cioè, tu sai benissimo che ogni 200 metri di spiaggia un comune deve mettere una passerella per i disabili, lo sai? Sì, sì. Questo, a Condofuri sì. Li hanno messo due, però li hanno messi. Tu sai che ogni 80 metri di spiaggia il comune deve avere un bagnino per stare lì a soccorso dei cittadini che si vogliono fare un bagno tranquillo? No, questo non lo sapevi. Non lo sapevi. Non c'è un comune, uno, comune, ma metti un bagnino. Che ne abbia uno, che infatti. Ne abbia uno. Dopo vieni da me, che ho pattino di salvataggio. Che se sta male qualcuno c'è il bagnino e va a prenderlo, porta fuori e salva una vita umana. Se ha problemi respiratori abbiamo le bombole d'ossigeno, ambo, tracheale, c'è tira lingua, apri bocca, abbiamo un pronto soccorso. Dopo abbiamo i bagni, che i comuni non li mettono mai, e tutti i bagnanti hanno la possibilità di venire all'interno degli stabilimenti per usufruire dei bagni pubblici, che diventano pubblici. Cioè, diamo tutti questi servizi e dopo dobbiamo lottare, cioè. Signora, perché ci ha scritto che secondo lei quest'anno è peggio e non si stupisce, non si stupirebbe se passasse a noi in primis la voglia di non andare più a mare. A me tanto peggio dell'anno scorso non mi sembra, ti dico la verità. La situazione è grave, sicuro. Quello sì, però non è nemmeno una situazione da mare sporco tutti i giorni, perché non è così. No, io a mare vero. Ci vado quotidianamente. Non è vero. Fino ad ora ho beccato una giornata sola in cui non fosse è sporco. È sporco, non lo nascondiamo, non tutti i giorni, voglio dire, c'è una situazione. Dopo la gente ormai con questo strumento tecnologico è semplicissimo documentare via di seguito, cioè. Anche noi cittadini siamo un pochettino malati, abbiamo qualche problema mentale, o è l'aria, dovrebbe essere l'aria in questa zona che non riesce a fare sviluppare bene il cervello, diciamo, cioè, per fargli capire, cioè, che cosa significa il mare sporco. Guarda, io sono andato a farlo chiaro, sono andato a Ostia a fare delle riunioni proprio in uno stabilimento balneare. E dopo il pomeriggio che abbiamo finito la riunione ci hanno dato gli ombrelloni là, il titolare, per farsi un bagno, perché il mattino dopo avevamo e tutti si facevano il bagno. Dice: ma Nucero, ma tu non ti fai il bagno? Ma gli ho detto: guarda, io domani sera sono a Reggio Calabria, me lo faccio lì il bagno, cioè, per dirti com'era l'acqua. Eppure lì tutti in acqua, l'acqua nell'acqua verde, perché cioè, vabbè, l'acqua è verde, cioè, tutta sta, cioè, io quello che non capisco, tutti questi cittadini possibili non sono andati mai in vacanza in nessun posto. Cioè, mi sa che dico, è molto dico probabile. Tutti questi che dico che il nostro mare è sporco, ma è possibile che non sono andati mai in vacanza? Cioè, è possibile che non hanno visto mai il resto d'Italia, il mare com'è, giallo, marrò, verde? Cioè, non c'è. Veramente, non, ci si salva in Puglia, in Basilicata, in Calabria, in Sicilia, in Sardegna. Problema, ci si salva in queste il regioni. Il problema qua. C'è, se riusciamo a risolvere Boa Marina, possiamo dire ai telespettatori che l'aria grecanica sarà il top della Calabria. Certo, cioè, e poi non c'è ombra di dubbio, perché funziona tutto. Condofuri, conformando comunque Condofuri, sì, tutti poi i depuratori a livello Melito, ottimale. E via di seguito, la nostra tipo da capo. Aspetta, Boa Marina. Che c'è scritto un mio grande amico e collega. Alvin, io quando ti leggo mi scialo veramente. Ci scrive: sto tornando dal mare, era stupendo. Pensate, oggi ci si poteva fare pure la doccia, pioveva. Vabbè, poi tu sei fantastico. La battuta per forza. Però vedi, questo è un esempio adesso. Fortunato sta tornando dal mare adesso, dice pulitissimo. Sì, però sì. Pioveva, in effetti sì. Acqua sopra, acqua sotto. Tanta differenza non si nota. E allora noi siamo andati oltre il nostro tempo, abbiamo parlato tantissimo. Io ti inviterò prossimamente anche a fine stagione per fare fine stagione, il speriamo di lavorare un po' a coprire qualche assegno se spero, riusciamo. Se spero no, nel mese di agosto di non vederci qua. Ci rimane la corda. No, ci rimane sì, la corda per chiudere, diciamo, gli stabilimenti. No, non ci buttiamo, no, siamo, non ci buttiamo oltre, cerchiamo di resistere, diciamo così. Dico, però tu lotti, vedi, vieni qua, parli, fai, cerchi di esprimerti, cerchi di far capire. Dopo c'è qualcuno che ha un piccolo problema, sicuramente, che ha, cioè, subito è peggio dell'anno scorso. Cioè, mi segui cosa ti voglio dire? Quando non è la realtà, cioè, già ti demoralizza. Cioè, non è che ha scritto un messaggio: complimenti per la trasmissione, cercate di risolvere i problemi che ci sono, ho questo problema,
aiutatemi, no, è peggio dell'anno scorso, è peggio questo, è la spazzatura qua, è quella buttata, l'albero lì, è cioè, ma voglio dire, se siamo noi che ci uccidiamo, ora a Condofuri, ti faccio l'esempio di Condofuri, l'ultimo e ce ne andiamo, arrivavano dei camper, parcheggiavano nella piazzola del campo sportivo e si facevano venerdì, sabato e domenica. Premesso che a Condofuri non c'è una sosta camper e nessun posto c'è la sosta camper. A Bova Marina c'è. Dico, c'era fuori da. Ma dico, a Condofuri non a c'è. A Condofuri sì. Non c'è, no. Questi c'era una volta il villaggio, ma. Parcheggiavano sopra. E se questa pure quello. Li hanno mandati via. Dici, ma tu hai interesse? Ma no, ma loro uscivano a fare la spesa con pomodori al supermercato, sigarette, cornetto, giornale, caffè. Cose. Cioè, che ci facevano lì? Una granita. Che ci facevano lì? Che fastidio danno? Che fastidio possono recare, cioè, alla cittadinanza un camper fermo sul lungomare, per dirti le piccolezze. Cioè, quello che dico, che sostengo ultimamente, che secondo me in quest'area, scusatemi la parolaccia, ma il turista ci sta sulle palle. Sì. Che non c'è altra spiegazione. Sì, non sì. C'è spiegazione diversa. Non è il primo caso, ne sono successi tanti altri comunque di turisti non trattati bene. Io però, a chi ci segue da fuori in streaming su Radio Studio 95.it, vi assicuro che sono fortunatamente dei casi sporadici, cioè qui c'è accoglienza e affetto nei confronti di chi viene da fuori, almeno da parte tua, da parte mia, parte di tutti. A livello di accoglienza non ce n'è per nessuno, perché siamo i numeri uno. Quello, il calore che diamo noi non lo danno nessuno. Io vado in vacanza e vedo come trattano i turisti, ma veramente li trattano, cioè, come numeri, noi li trattiamo come persone, come esseri umani. Negli altri posti sono numeri, il turista è un numero. E questo è quello che ci differenzia. Bravo. Noi abbiamo raggiunto il termine della nostra trasmissione, siamo andati un quarto d'ora oltre, ma l'argomento meritava e meriterà ancora attenzione. Massimo, grazie, no, grazie a per voi essere stato con noi. Quindi ci date voce a questa categoria un po'... Ma siete sempre i benvenuti. Massimo Lucera, non presidente, direttore generale. Presidente Mario Scaramozzino dell'Idoasi di Reggio Calabria, presidente del CNA Balneatori Calabria, che lo salutiamo. Direttore generale del CNA Balneatori Calabria, parleremo ancora di turismo, parleremo ancora della situazione un po' critica di questa Calabria nell'estate 2014, ma lo faremo nelle prossime puntate del Gran Mattino, quindi noi ci rivediamo martedì. Un abbraccio a tutti quanti e niente, godetevi il mare è pulito, almeno oggi no, piove, poi se volete andare andateci, ma quando c'è il sole al mare andateci, se ci ascoltate da fuori, da Reggio, dalla provincia, venite qua da noi, il mare è, non dico perfetto, ma quasi, comunque, sempre meglio di quello di Rimini e Massimo. Sì, secondo quindi, me sì. Su quello li battiamo su tutto. Grazie ancora, un abbraccio, ciao. Questo è 15 agosto di Paolo Simoni, ci vediamo martedì. 15 agosto.